Enrico, devo dire la verità, l'installazione di questo albero di Natale in questa frazione che è San Marco di Castellabate, con la sua chiesa dedicata a San Marco Evangelista, è qualcosa di stupendo, no? Come tutta Castellabate. Ah, ma noi siamo in onda. Siamo in onda, sì. Quest'albero è una delle più belle espressioni del nostro territorio, perché è frutto del lavoro, dell'impegno e della passione di tanti giovani che sono iscritti nell'associazione Vivi San Marco, che è una delle associazioni più vive, nel vero senso della parola, che con le loro iniziative contribuiscono ad arricchire sempre di più il nostro calendario. E anche questa sera c'era questa manifestazione importante in una via storica che portava giù al porto, la via Marina, e per le avverse condizioni, infatti fa freddissimo Gianni con il suo cappuccio stasera. Ma noi siamo a San Marco perché c'è un concerto importante, di un tenore importante, che si chiama Pietro Quirino, con l'orchestra Calace, mandolini, professori di mandolini di altissimo livello, in questo luogo sacro, in questa chiesa di San Marco Evangelista, in questo salotto buono di San Marco, questa nostra frazione del comune di Castellabate. Che è proprio un luogo dell'incanto, così come da come prende il nome appunto l'iniziativa voluta fortemente dal vice sindaco Luisa Maiuri. In questo splendido territorio, insomma, si conferma sempre di più luogo incantevole Castellabate. E questo è un progetto importante, che è una scommessa importante, perché come spesso ripete il nostro vice sindaco, si parla tanto di destagionalizzazione delle offerte turistiche. Questo progetto è imperniato proprio su un processo di destagionalizzazione. Inizio il 19 dicembre, fine con il 1 giugno 2019. È un progetto cofinanziato dalla Regione Campania. Io sono il RUP di questo progetto e la direzione artistica è affidata a Girolamo Marzano, le cui qualità professionali sono conosciute a tutti. È un bel progetto che è partito proprio dai luoghi sacri. Abbiamo cominciato con un'icona della musica proprio popolare, Marcello Colasurdo al lago di Castellabate, per continuare con Gianni Lamagna, Patrizia Spinosa nel luogo più importante a livello ecclesiastico, la Basilica Romanica di Castellabate. Il tempo non ci ha permesso di realizzare il concerto con le ninfe della Tamurra in piazza Santa Maria, che recupereremo. E stasera, 2 gennaio 2019, apriamo alla grande questo 2019 con Pietro Quirino. E senti, ci spostiamo verso la grotta per fare anche da parte tua, che sei responsabile dell'ufficio turismo e poi il RUP di questo progetto, un augurio, non solo a tutti i castellabatesi, ma in tutto il mondo. Oggi con internet, con i social, riusciamo a lanciare messaggi importanti anche a coloro che sono lontano. Tu che cosa ti aspetti da questo nuovo anno? Nel 2019 spero che innanzitutto porti tanta serenità, che è la cosa, uno degli ingredienti più importanti nella vita. Quando c'è la serenità, si lavora bene e soprattutto si raggiungono massimi risultati. Noi siamo molto fiduciosi nel 2019 anche dal punto di vista amministrativo, in quanto abbiamo avviato questi due progetti con la Regione Campania, e avvieremo questo progetto importante che si chiama Benessere Giovani, di cui tu sei partecipe in primis con la tua emittente televisiva, che ringrazio pubblicamente perché dai la possibilità veramente in tutto il mondo attraverso Cilento Channel di poter far conoscere non solo Castellabate, che in questo momento ha questa grande risonanza mediatica, ma tutto il Cilento e tutte le bellezze del Cilento. Io mi auguro che il 2019, per tutti coloro che ci stanno seguendo e per tutti i nostri cittadini, sia un anno pieno di soddisfazioni e soprattutto, come dicevo prima, di buona salute.
Invece per quanto riguarda le prossime iniziative di questo progetto, in modo tale che cominciamo già a far segnare le date, no, ai nostri telespettatori, perché davvero, signori, sono degli incontri di qualità che non bisogna perdere. Questa sera la chiesa di San Marco Evangelista è stracolma, siamo soddisfatti e soprattutto poi volevo ringraziarti a nome di tutto lo staff di Cilento Channel, perché sei sempre così disponibile, oltre a dare informazioni, ma impeccabile, insomma, nel suo modo di lavorare e nella sua simpatia. Quindi questo 2019 speriamo, Enrico, che ci porterà sempre più amicizia, sempre più collaborazione, ma non solo tra noi due, perché già c'è da tanto tempo, ma soprattutto con tutti gli attori, no, del territorio, in modo da creare delle sinergie giuste per poter creare, insomma, manifestazioni, prodotti e tante realtà che possano, ecco, poi evolversi in qualcosa di straordinario. Noi non abbiamo detto la cosa più importante, che Cilento Channel è la nostra comunicazione media TV in questo progetto Castellabate, il luogo dell'incanto, e ci segue in tutte le manifestazioni. Allora, gennaio, 2 gennaio, stasera siamo a San Marco, il 15 febbraio abbiamo puntato su una delle realtà più belle del nostro territorio dal punto di vista musicale e artistico, l'Orchestra Giovanile dei Fiati del Cilento, questo laboratorio, questa fucina di giovani musicisti che saranno il futuro. È la vera essenza artistica del nostro territorio, grazie anche ai maestri Capezzuto e Schiavo, che incessantemente, dietro un lavoro oscuro del concerto bandistico Santa Cecilia, stanno portando avanti, e saranno protagonisti proprio il 15, l'antivigilia dei festeggiamenti di San Costabile nella Basilica Pontificia. Poi continueremo nel mese di marzo, arrivando in primavera con delle giornate particolari, l'ultimo weekend di primavera, attraverso le visite teatralizzate che saranno curate dall'Associazione Cultura Nova con Amedeo Colella, che in questi ultimi tempi sta avendo grande risonanza mediatica e televisiva attraverso il suo lavoro, la sua ricerca storica nel campo non solo napoletano ma di tutto il territorio. Quindi l'ultimo weekend di marzo, visite teatralizzate col centro storico, nel centro storico di Castellabate e nel centro storico di San Marco. Noi approfitteremo di antiche storie del borgo antico per far conoscere i luoghi più suggestivi del nostro territorio, luoghi che per la maggior parte sono sconosciuti, e il nostro intento è proprio quello, che attraverso queste manifestazioni facciamo conoscere posti ed angoli suggestivi sconosciuti alla maggior parte dell'utenza turistica. Continueremo ancora con un messaggio importante nel Castello dell'Abate, ricordando la figura del sindaco pescatore Angelo Vassallo, e avremo come protagonista principale, per ricordare questo sindaco caduto durante il suo mandato e durante il suo lavoro duro, sarà interpretato dall'attore riconosciuto Ettore Bassi. Chiuderemo poi alla grande il 1° giugno, in attesa della Festa della Repubblica, nello scenario di Villa Matarazzo, con un grande artista, attore teatrale, attore cinematografico, oggi regista, che si chiama Giancarlo Giannini, con il suo recital Le Solite Note. Quindi è un programma che è stato spalmato in tutti questi mesi, che poi aprono e spalancano le porte all'estate, dove il nostro mare sarà sempre più blu e dove tanti turisti verranno anche quest'anno a Castellabate a trascorrere le loro vacanze. Gentili telespettatori, che cosa aggiungere di più dopo queste belle parole, dopo questa offerta turistica diversa dalle solite, quindi particolare, di qualità e anche novità, dobbiamo dire. Aggiungerei auguri anche da parte mia, che sono onoratissimo di rappresentare appunto la comunicazione di questo progetto. Ne approfitto nel salutare anche il sindaco di Castellabate, Costabile Spinelli, affinché, insomma,
questo nuovo anno possa davvero portare grande prosperità al Cilento che ne ha bisogno. Arrivederci e seguite Castellabate, luogo dell'incanto.